Per creare un'inserzione su Facebook, detta Facebook Ads, dobbiamo innanzitutto essere loggati su Facebook. Una volta che siamo su Facebook, andiamo su Google e scriviamo semplicemente Facebook Ads. Il secondo risultato, facebook.com/advertising, è quello valido. Quindi clicchiamo sul link sovrastante Facebook Ads. E veniamo ridiretti nella pagina in cui abbiamo sia le spiegazioni di come funzionano le inserzioni a pagamento di Facebook che il link per creare subito un'inserzione. Clicchiamo quindi su questo secondo link e ci troveremo di fronte la possibilità di scegliere l'obiettivo. Ora, come esempio, cercheremo di promuovere la pagina. Scegliamo una delle nostre fanpage e poi andiamo a seguire la procedura guidata che ci mette di fronte Facebook. Abbiamo subito la possibilità di selezionare in modo molto rigido e stretto il nostro pubblico, cioè le persone a cui sarà rivolta l'inserzione, ad esempio utilizzando indirizzi email o addirittura profili diretti di Facebook, oppure di ampliare il pubblico scegliendo una nazione o semplicemente paesi o città. Possiamo ampliare il raggio d'azione rispetto alla città. Poi abbiamo anche la possibilità di scegliere la fascia di età, il sesso, un'eventuale lingua diversa, altri dati demografici che ci interessano. Cioè tutti i metodi per profilare in modo più preciso le persone a cui vogliamo che compaia la nostra inserzione. Anche gli interessi sono un altro modo per delineare in modo più esatto il nostro target, perché sappiamo che è meglio mandare l'inserzione a meno persone, ma che hanno interessi affini a quello che vogliamo comunicare, rispetto a più persone ma che non hanno interessi in comune con quello che vogliamo comunicare. Quindi l'interesse della persona dovrebbe essere a tema con ciò che comunichiamo. Ad esempio, se abbiamo una fanpage che parla come questa di casa, un interesse in comune potrebbe essere la famiglia. Qui ci sono altre ulteriori opzioni per restringere o ampliare il pubblico. Poi arriviamo alla parte del budget, quindi scegliamo il nostro budget giornaliero. Qui è un account che è stato creato in dollari, quindi se tu hai un account in euro, ovviamente saranno gli euro. Possiamo partire da 1, quindi 1 euro, o in questo caso 1 dollaro, la programmazione della durata, tipologia di prezzi. E poi eventuali altre opzioni secondarie sulla programmazione, fino ad arrivare alla parte grafica. Nella parte grafica andiamo a scegliere sia l'immagine che il testo. Facebook ci mostra in anteprima come potrebbe comparire la nostra inserzione nelle varie parti di Facebook. Poi, quando siamo sicuri che va bene, possiamo cliccare sul controllo per vedere come verrà fuori e alla fine, semplicemente cliccando sul pulsante verde, l'inserzione andrà in revisione su Facebook e quando verrà accettata, generalmente dopo poche ore, comincerà a comparire sulle bacheche dei vostri fan. E quindi genererà le prime statistiche.